canale YouTube di Luigi Gaudio. Basilica di Sant'Andrea a Vercelli. Vercelli è una città d'arte. Il centro di Vercelli è davvero da visitare. Non è quindi solamente la città del riso, delle risaie, la capitale delle risaie, eccetera, ma una città interessantissima. E tra i vari palazzi, le chiese, monumenti, piazze, come Piazza Cavour, presenti a Vercelli, sicuramente quella più degna di una visita è la Basilica di Sant'Andrea. La Basilica di Sant'Andrea è una tra le prime chiese gotiche italiane. In base a quelli che saranno poi i dettami del gotico lombardo ed emiliano, i cistercensi ispirano questa architettura slanciata verso l'alto. Si pensa anche che abbia lavorato qui il benedetto Antelami, scultore quindi che voi conoscerete sicuramente per i suoi bassorilievi a Parma, eccetera, dovrebbe aver lavorato anche lui qui. Infatti ci sono delle lunette scolpite che sono state da alcuni critici d'arte attribuite a lui, a Benedetto Antelami. L'architettura di questa chiesa. Anzitutto occorre soffermarsi sulla facciata. È bellissima, è particolare, anzitutto per i materiali utilizzati, a parte il cotto in alto, soprattutto la pietra verdastra di Varallo che occupa quasi tutta la facciata. Poi le torri, appunto vi dicevo, in cotto che si trovano ai lati di questa facciata. Poi i contrafforti, gli archi rampanti, la loggetta, il tiburio ottagonale, il campanile, cioè dall'esterno tutti quegli elementi che caratterizzano l'architettura gotica e che permettono, tra virgolette, anche lo slancio verso l'alto, sono qui armonicamente presenti. Anche l'interno è gotico, con le volte a costoloni, i fasci di esili colonnine che dividono le tre navate. E poi sicuramente da visitare alla sinistra della facciata è il chiostro dell'abbazia. Esisteva quindi un'abbazia, si può intravedere la sala capitolare, per esempio era chiusa, ecco, quando non era possibile visitarla, quando ho fatto io questa visita. Sicuramente però è possibile dal chiostro ammirare ancora una volta l'esterno della chiesa da un punto di vista diverso, e quindi ancora più godibile. Altri video didattici su